Sì, è una campagna di informazione che si svolgerà sia in città che nei comuni della provincia, perché Avellino, ovviamente, essendo la città del capoluogo, è frequentata da cittadini della provincia, e la campagna è tesa a comunicare, appunto, a mettere a conoscenza della cittadinanza della provincia di Avellino quali sono le aree di sosta che possono essere utilizzate in città. E la campagna di comunicazione, come spiegavo in conferenza stampa, individua in queste brochure che verranno stampate, individua i punti di interesse del centro cittadino e le aree di sosta più vicine a questi punti di interesse. Poi per ogni area di sosta, sia pubblica che privata, sono individuati il numero di posti auto disponibili e il costo orario della sosta. Per cercare di terminare i cantieri, questo è lo spot, è per quello, speriamo che la volta buona veramente. Allora, come ho detto in conferenza stampa, per quanto riguarda Piazza Libertà e Corso Europa, stiamo rispettando i tempi contrattuali. Per quanto riguarda poi gli altri cantieri, quelli un po' più storici, il tunnel, siamo arrivati alla parte conclusiva, quello che dovrà lambire sia il Mercatone sia... scusate, il ponte della Ferriera, sia la farmacia. E per quanto riguarda la Bonatti, dovremo riprendere a breve le lavorazioni. Piazza Duomo abbiamo quasi terminato la cinematica, quindi resta solamente adesso da fare via Duomo e un altro piccolo tratto della piazza, quindi siamo lì almeno a un 90-95% per quanto riguarda le strade e marciapiedi. E quindi questo è quello che è la fotografia dello stato attuale dei cantieri in città. Le dimissioni ci sono state un anno fa di alcuni tecnici comunali che, presi da molte cose, hanno dato le dimissioni, ma sono dimissioni di luglio dell'anno scorso.